Qui nel presepe, nella chiesa di Maria Madre, cosa troviamo? Ma troviamo un presepe dove la Natività è al centro e in modo particolare poi ritroviamo la nascita di Gesù, diciamo, in un classico, diciamo, presepe, diciamo, in stile napoletano, con tutti i vari mestieri, con tutte, le varie attività dell'uomo, proprio per dire che, la nascita di Gesù non avviene in un mondo ideale, ma in un mondo molto concreto, dove la gente va a lavorare, la gente corre, la gente vende, la gente inforna, la gente, come dire, vive quotidianamente la realtà, l'esistenza. È un presepe, diciamo, molto vario, comunque con anche, dà anche più possibilità di essere, diciamo, visto da diversi punti, da diverse possibilità di lettura. Comunque vediamo una natività al centro molto luminosa. Sì, al centro la Natività, perché il presepe vuole rievocare, diciamo, questo momento così, così bello che è diventato poi un momento fuori dal tempo, dove Dio, appassionato dalla storia degli uomini, sceglie di farsi uomo per venire a incontrarci, per venire a visitarci, abituarsi a noi. Ed è bello che il presepe metta insieme questa doppia passione, la passione dell'umanità che accoglie e la passione di Dio che va verso l'uomo. Innanzitutto, quanto ci è voluto a comporre il presepe e in quanti ci avete lavorato? Abbiamo impiegato un po' di tempo la sera, siamo stati in 4-5, c'era Giacomo, la Romina, Fabrizio ed io, poi qualcuno magari poi ha dato la sua idea di comporlo. Le statuine dove le avete prese o comunque anche il resto del materiale? No, le statuine erano quelle già della parrocchia, quindi già erano presenti l'anno scorso e negli anni precedenti. C'è stata qualche innovazione, magari qualche pastore di questi movimento, che vengono da Caltagirone, questi qua. Quindi sono particolari. Qual è stata l'idea principale che avete seguito nell'assemblarlo? Cioè, da cosa siete partiti? Ma diciamo che è una tradizione napoletana che viene tramandata dai nonni, quindi, e la facciamo con passione praticamente. Quindi racchiude in sé, come ha detto anche Papa Francesco, una ricca popolarità spirituale, quindi è molto significativo. Poi rappresenta la nascita di Gesù, come ci ha detto Don Federico. Ci sono anche molte luci, molti movimenti. Abbastanza, sì, ci sono abbastanza luci e molti movimenti, ci sono diverse fontane in movimento, due cascate. Per chi volesse venire a visitare il presepe, quando è aperto? Nell'apertura della parrocchia che è dalle 8 alle 11 e dalle 16 alle 19, lo terremo aperto fino a fine gennaio.